E dimmi un po', tu, cosa ne pensi? Che questo nuovo anno ti porterà qualche cambiamento? Che l'essere passati dall'aver avvicendato l'ultimo numero sul tuo calendario, dal 7 all'8, possa dare uno slancio significativo alla tua vita? Che diventerai più attivo, più dinamico, più ottimista, vero? Non saprei. Che comincerai a studiare più dello scorso anno? No, non lo farai. Che darai più esami dello scorso anno? No, non li darai. Non comincerai a mangiare sano. Al massimo comprerai 2 yogurt e li lascerai scadere in un frigo pieno di guanciale schifezza. Non comincerai la palestra. Al massimo pagherai 5 mesi da qui all'estate, non mettendoci più piede all'interno. Esattamente da quel momento non dimagrirai. Al massimo ti toglieranno le emorroidi. Non farai nulla di nuovo. Non metterai a posto la tua stanza. Non ordinerai per genere, nome o anno i tuoi libri. Non viaggerai. Non troverai lavoro. E di certo non ti scoprirai quella ragazza che hai visto all'università e che proprio la notte del 31 dicembre, nel pieno delle tue facoltà alcoliche, hai deciso di approcciare una volta tornato in facoltà. Neanche le parlerai. La continuerai a guardare in silenzio, dalla giusta distanza di sicurezza, distogliendo lo sguardo ogni volta che per sbaglio lei lo volterà dalle tue parti. Per altri 12 mesi. Non cambierà nulla, nulla. Anzi, una cosa sì. Invecchierai, rimanendo te stesso chiuso in camera, a guardare Netflix, ad ordinare da Just Eat, ad ingrassare, da solo, aspettando. Aspettando cosa? La morte, presumo. E ricomincerai ad attendere un nuovo momento per prenderti per il culo, immaginando un nuovo inizio. Noi non viviamo il Suor Blu di Operiana Memoria. Siamo famelici divoratori del fascino del finto cambiamento temporale. Ci nutriamo di ogni sabato del villaggio per andare avanti un nuovo giorno, un nuovo mese, un nuovo anno. Ma anche questo sabato del villaggio è terminato, bitches. Ed è ricominciato un nuovo inizio di nulla. Beh, buon 2018.